fortuna, Taruffi, dice questo bacio. Buona fortuna a tutti, e ne hanno bisogno in questa massacrante carrera. Ancora una sigaretta, poi non ci sarà più tempo per fumare. Anche se ci è giunta in ritardo, questa ripresa conserva il fascino che ha esercitato sulle folle di tutto il mondo la grande corsa a tappe. Come sapete, sono state 8 in 5 giornate. 8 tappe, tutte dominate dalle vetture italiane, le Lancia, che erano le grandi favorite, e le Ferrari. Corsa alla morte l'hanno chiamata, e mai definizione è apparsa più giusta. Morti Scotuzzi, Stagnoli e Bonetto. Insanguinate le strade messicane con altre vittime tra la folla. Ma una vera e propria ecatombe di macchine, a dimostrazione della durezza di una gara che non ha uguali al mondo. Attardato nel vano tentativo di prestare soccorso a Bonetto, Taruffi ha perduto ogni possibilità di affermazione finale. Ma in testa alla classifica c'era Fangio, e pur non vincendo alcuna tappa ha potuto conservare il vantaggio sino al traguardo finale, assicurando così la trionfale vittoria alla Lancia.